Nasce a Messina un progetto unico in Italia per la riabilitazione dei bambini autistici, frutto di un accordo fra il Policlinico e il CNR di Pisa, il servizio di Orazio Aleppo. Un progetto unico in Italia e tra i primi in Europa per la riabilitazione di bambini affetti da autismo in età tra i 18 e i 30 mesi. Il Policlinico Universitario di Messina sarà centro nazionale, non solo per la cura ma anche per la ricerca avanzata dei disordini dello spettro autistico. Coinvolgerà un campione di 30 piccoli siciliani affetti da questa patologia che limita la comunicazione e la socializzazione e i loro genitori. In questo progetto porterà delle ricadute dal punto di vista assistenziale sicuramente molto importanti. Vi partecipano il CNR, vi partecipano altri soggetti anche nell'ambito della nostra realtà provinciale. Far uscire dall'isolamento i bambini attraverso la reinterpretazione del modello statunitense Denver, utilizzando nel proprio contesto quotidiano un ambiente tecnologico, interattivo e teleriabilitativo. Una svolta epocale nel trattamento dell'autismo. Non è più il bambino e i genitori che vanno in ospedale, ma in qualche maniera è l'ospedale o la cura che vanno a caccia del bambino e il genitore diventa esso stesso il tramite per il miglioramento delle condizioni del bambino. Il progetto, battezzato Prima Pietra, coinvolgerà clinici, ricercatori, psicologi e operatori della riabilitazione. Il primo in Europa, perché esperienze simili ci sono soltanto negli Stati Uniti. Progetto che mira a una costituzione di una rete per la diagnosi precoce dell'autismo e per l'intervento precoce. La Sicilia, i venti di rivolta che soffiano sul Nord Africa, se ne